Feed Your Brain presenta i 5 luoghi più misteriosi della Terra. Ponte di Overton. L'Overton Bridge è un ponte ad archi che si trova nel Dumbartonshire occidentale in Scozia. Completato nel 1895, è diventato famoso per un tragico e misterioso fenomeno che spinge i cani che lo attraversano a gettarsi nel vuoto trovando la morte contro le rocce sottostanti. I primi casi documentati di questi suicidi si ebbero a partire dagli anni 50 e nel corso degli anni successivi è stato calcolato che abbiano trovato la morte lanciandosi dal ponte più di 600 cani. Il fenomeno attirò fin da subito l'attenzione dei media e degli studiosi, ma ancora nessuno è riuscito a trovare una spiegazione soddisfacente per questi suicidi che le autorità locali hanno cercato di arginare imponendo ai padroni di portare i cani al guinzaglio. Restrack Playa. Restrack Playa è un lago asciutto situato nella Valle della Morte in California, dove è possibile assistere ad un fenomeno apparentemente incredibile. Infatti, sulla superficie del lago sono presenti numerose pietre in grado di spostarsi autonomamente, che nel corso degli anni hanno compiuto percorsi anche superiori ai 100 metri, lasciandosi dietro dei lunghi solchi. Il fenomeno fu registrato per la prima volta nel 1948 da due geologi e da allora in molti hanno cercato di dare una spiegazione scientifica alla cosa, la più probabile delle quali è che i sassi si muovano scivolando su sottili strati di ghiaccio spinti dalla forza del vento. Winchester Mystery House. La Winchester House è una gigantesca villa situata a San José, in California, e considerata la più grande casa infestata dai fantasmi di tutto il mondo. La villa fu costruita tra il 1884 e il 1922 per volere di Sarah Pardee Winchester, moglie del figlio del fondatore della celebre fabbrica di armi Winchester Company. La storia vuole che Sarah, dopo aver subito la morte prematura della sua unica figlia e del marito, si convinse che la sua famiglia fosse vittima di una maledizione. Si recò così da una medium che le disse che l'unico modo per trovare pace fosse di costruire una grande casa dove avrebbe potuto vivere insieme agli spiriti delle persone morte a causa delle armi prodotte dalla sua azienda. E così nel 1884 cominciò la costruzione della villa, che venne continuamente ampliata fino alla morte di Sarah nel 1922, arrivando ad ospitare ben 160 stanze, tutte, a detta di molti, abitate da spettri. Città sommersa di Xicheng. Xicheng, che in cinese mandarino significa la città dei leoni, è una città sommersa situata fra 26 e 40 metri di profondità nel lago Quandao, un lago artificiale nella provincia dello Zhejiang. La città fu fondata fra il 25 e il 200 d.C. durante la dinastia Han e fu abitata per più di 1700 anni, fino a quando nel 1959 la valle non venne inondata per ottenere un bacino idroelettrico. Da allora la città riposa sott'acqua con tutte le sue meraviglie, i templi, le statue e le case miracolosamente ancora intatti, diventando uno dei siti archeologici più affascinanti del mondo e una fonte inesauribile di tesori nascosti. La porta dell'inferno. La Porta dell'Inferno è una voragine di fuoco e fiamme larga 70 metri e profonda 20, situata nel deserto del Karakum, in Turkmenistan. Il cratere è visibile a chilometri di distanza e riempie tutta la zona con l'odore di gas sulfuri esalati dalle sue fiamme. Sebbene molti siano convinti che si tratti di un fenomeno soprannaturale, il cratere si è formato nel 1971 a seguito di un incidente, quando un gruppo di ricercatori sovietici, trivellando il terreno in cerca di petrolio, a seguito di calcoli errati, diedero sfogo ad una fonte di gas naturale che causò il crollo della superficie sovrastante il giacimento. Per proteggere la popolazione dalla fuoriuscita del gas velenoso, venne subito deciso di incendiare il cratere, che da allora brucia ininterrottamente.